È stata entusiasmo la parola d'ordine che sabato sera a Rocca Costanza ha tenuto banco alla cerimonia di presentazione della nuova Vis Pesaro. Tanti ancora gli interrogativi che la prossima stagione su uscita a causa del Covid-19, ma la società è pronta per regalare a tutti i tifosi biancorossi un campionato indimenticabile. Sono contento, percepisco un'area di positività, vedo che c'è la città sta sognando, sogno anch'io e c'è tanto entusiasmo. Ecco, una campagna acquisti sontuosa. Assolutamente sì, la campagna acquisti sontuosa, ha detto bene. Abbiamo lavorato tantissimo, da Covid che ci stiamo occupando a 360 gradi e H24 a formare la squadra che vedete oggi. Dietro c'è un lavoro duro che è stato fatto e penso che possiamo essere solo soddisfatti. Per me è un onore far parte di questo progetto perché c'è molto entusiasmo, c'è molta serietà e molta voglia di far bene quest'anno e quindi io non potevo che far scelta migliore e sono contentissimo di essere qua. L'ambientamento con i tuoi compagni? Ma l'ambientamento è stato molto facile, dato che ho fatto già 6 mesi l'anno scorso, 6 mesi, poi alla fine è stato uno, visto il lockdown, però conoscevo già gran parte dei ragazzi, quelli che non conoscevo sono comunque ragazzi per benissimo e mi sono trovato benissimo. Senti, tu eri troppo giovane, ma ti rendi conto che il Nanu Galderisi è una leggenda del calcio italiano? No, sì, me ne rendo conto, ho visto anche su YouTube qualche suo gol, come i gol contro la Juve, e mi fa spesso paragoni con giocatori della sua epoca. E facci qualche nome, perché io sono di quell'epoca. Mi paragona... Ora ultimamente mi paragonano, non mi ricordo, Albertini. Demetrio Albertini. No, troppo giovane, non conosco. Troppo giovane, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Flavio, c'è un entusiasmo pazzesco che l'anno scorso non c'era, di la verità. Ma in realtà io sono a Pesaro da 3 anni e ho vissuto il primo anno da neopromossa e c'era molto entusiasmo. Lo scorso anno uguale, la squadra è sempre seguita, i ragazzi ci sono sempre. Ovviamente quest'anno, complice una campagna acquisti di spessore, la città spinge, ma è importante che ci sia l'aiuto di tutti. E poi noi ci dovremo mettere del nostro per raggiungere i traguardi prefissati.